Buongiorno, oggi è sabato 14 ottobre, siamo già arrivati a metà ottobre, tanto settembre non passava mai ottobre, per fortuna sta volando e dice per fortuna che, perché che devi fare? Non lo so, boh, rivoglio l'estate e sì, voglio prima Natale e poi direttamente l'estate, ok, brava Alessia. Siamo usciti, siamo andati al CAD. E però ero indecisa se vloggare o non vloggare, poi nel caos ho detto vabbè, ho lasciato la macchina fotografica a casa, tanto non avrei mai potuto filmare perché oggi c'è stata l'inaugurazione del rinnovo locali di uno dei due CAD che ci sono qua e niente, stamani ne ho approfittato per fare un trucco con la nuova palette di Nabla. In realtà vi volevo girare il tutorial, ma non c'era luce buona e tutto quanto, quindi casomai vediamo se mi strucco e mi ritrucco oggi o lo farò domani, insomma, ora vediamo. Comunque questo è il secondo trucco che faccio con la palette perché me ne voglio fare un'idea. E qua ho la mia busta del CAD e vi voglio far vedere che cosa ho preso. Ho cambiato location, sono venuta in camera e vi ho appoggiato un po' da un'angolazione dal basso. Ma mi trovo più comoda. Poi c'è di là l'anello che sta addormentando Mattia. Ah, sulle labbra ho Androgeni di Jeffree Star che ancora non avevo mai messo perché in estate non mi piaceva per niente come mi stava e io, niente. Oggi invece ho detto no, ci sta da Dio. Allora, come prima cosa, ah vabbè, qua c'è anche la schiacciata. Devo cambiare le lenzuola dopo. In realtà devo fare 800 cose molto, cioè, normali, però c'ho casino in cucina, c'ho casino qua, c'ho casino ovunque. E speravo che uscisse il sole, ma non vuole uscire. Comunque, che c'era questa inaugurazione, ci hanno regalato a tutti, regalavano una tortiera antiaderente 20x20x4 a forma di cuore, un pensiero molto carino. Poi, come altri omaggi che davano chi usciva di L'Oreal, non so che cosa c'entra L'Oreal con la cucina, comunque davano dei coppa pasta di tre dimensioni diverse. Poi un solvente leva smalto senza acetone di L'Oreal. Una lozione corpo da 10 ml della Dove. Goodness Body Lotion della Dove. E poi un'acqua micellare 50 ml per pelli miste e grasse 3 in 1 deterge, strucca e purifica. Senza alcol, senza profumo e senza parabeni di Clinians. Poi in questa busta ci sono tutte le cose di Essence. Ho preso un prodotto che penso di averne consumati a litri nella mia vita, proprio veramente a litri, sì. L'olio di mandorle dolci puro al 100% dei provenzali. E questo era in offerta a 4,99. A volte si trova anche a meno, comunque l'ho preso. Poi senza soffermarmici troppo a 2 euro. Loro. E per 3,99 euro ho voluto provare il Winnie's Naturelle, certificato ICEA, alto e verde, senza allergeni, ipoallergenico su pelle sensibili, per capelli normali, sottili e colorati. Non ci sono parabeni, tiazolinoni, PEG, siliconi, solventi chimici, addensanti. Speriamo di trovarmici bene, 250 ml e 12 mesi di scadenza dall'apertura. Ora vediamo ad Essence. Ho preso un solvente per unghie Strong and Clean Nail Polish Remover senza acetone con olio di mandorle dolci al suo interno. Questo è costato 2,20 euro, se non mi sbaglio. Poi ho preso la cipria a 3,79 euro, Banana Powder, che è la cipria gialla per andare a illuminare, che si può usare come si può usare qua, l'ho presa per utilizzarla sotto il contorno occhi, 24 mesi di scadenza dall'apertura, e poi si può usare anche per fare tipo contouring. E la numero 10 si chiama Baba Banana. E niente, ero curiosissima, spero che si riesca a vedere. Poi ho preso una matita labbra
molto molto scura, è un prugna scurissimo, questo è 1,29 euro, soft contouring, deve essere la numero 10 Miss You Match, ed è appunto un prugna scurissimo, e mi sembra che mi mancasse una matita scura, poi io le prendo e poi mi dimentico di utilizzarle. Poi ho preso delle cose stupende, ve le lascio per ultime. Poi ho preso il Vibrant Shock Lip Paint nella colorazione 01 Voyeur. Perché di rossetti liquidi ne ho pochi, quindi ne ho preso un altro. Non sono fan dei fondotinta Essence, per niente, ma questo mi ispirava un botto, ma tipo tanto proprio. Ed è il Fresh and Fit Awake Makeup Healthy Glow con Vitamin Complex and Cranberry Water. Ho preso la colorazione numero 20 Fresh Nude. Mi sembrava come gamma colori striminzita, tipo 3 colorazioni o 4. E io ho preso appunto la 20, forse 4. Però come se fossero meno più adattabili a più incarnati. E questo fondotinta sono 30 ml di prodotto, la boccetta è in vetro, quindi un po' meglio rispetto ai soliti fondotinta, l'erogatore con il pump. Il dosatore fa uscire anche una quantità giusta di prodotto, l'ho swatchato lì in negozio, non mi è sembrato male, e come texture ho detto proviamo, perché sinceramente ero molto curiosa. La profumazione è molto gradevole, spero non faccia brutti effetti sulla pelle e questo è costato 6,29 euro. Poi ho preso l'oro. Questa è la prima che mi ha colpito, ma cioè, non so neanche se avrò il coraggio di utilizzarla. Guardate quanto è carina. Illuminante, contouring, blush. Ovviamente il pezzo forte è il pack. Meraviglioso, questa forse è costata 7,49 euro, non lo so, stupenda. E poi ce n'erano tre palettine occhi e non che mi manchino le palettine occhi, ne ho scelta una dove ci sono racchiuse tante immagini molto sfiziose, me ne piaceva anche un'altra, però ho detto vabbè, se proprio la devo prendere ne prendo una carina anche magari che posso sfruttare, anche se con tutte le palette che ho di certo non è che a volte vado a prendere proprio i prodotti Essence, infatti cerco di non comprarne troppi perché fatta prendere dall'entusiasmo. Se non ci fossero stati i pennellini dentro forse avrei preferito, però non è detto che siano male, perché sinceramente una è la spugnetta classica che a volte con determinati prodotti fa comodo e questo da quest'altra parte per andare a tipo sfumare all'attaccatura, per andare ad applicare il punto luce. Vi dirò, non è neanche male e è carino anche il pennello, ha tutti i dei micro 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 glitter satinati, molto carino. E la palette, ripeto, ce n'erano tre, ero indecisa fra due, ho preso questa qua che aveva più colori matte al suo interno, perché se Essence mi piace un po' in più, mi piace per gli ombretti matte che li trovo molto molto validi anche in rapporto al prezzo ovviamente che hanno. Ok, caspitello andato. E questi sono i colori. Questa credo che sia costata 6,29 euro. Il piacere l'ho fatto, ovvero di comprare qualcosa e di parlare con voi. Ora mi aspetta il dovere. Finalmente è uscito un pochettino di sole, anche se c'è parecchia foschia nebbia sotto, nonostante siano le 1, ma stamani ci siamo svegliati un po' tardi tutti, Nello più di tutti piccino, veramente stanco per i ritmi comunque che ha lavorativi e poi anche a casa, insomma. E
ho sistemato un attimo la cucina, ho preparato l'acqua perché forse facciamo gli gnocchi con un sugo già pronto, gnocchi comprati, non fatti da me. E ora dovrei cambiare le lenzuola, approfitto mentre ancora Mattia dorme, Nello si sta riposando e mi rendo appunto un po' utile cambiando queste cose. Poi avrei anche da spolverare in teoria e fare altro, però con calma magari riesco a far tutto. Meno 20, si sono svegliati i maschi. Oggi un sabato strano, un sabato anomalo. E niente, io sto finendo di rifare il letto, almeno un pochino spolverato, un po' sistemato un po' la camera, anche se ho delle montagne di panni sia da stirare che da piegare, però non fa niente, pian piano ora sto facendo tutto, infatti mi sento anche un po' più... Niente, finisco di fare qua e poi ci aggiorniamo più tardi e spero anche di riuscire a rilassarmi anche un attimino. Piccolo! Allora, mio, cosa prende? Che siete? Pobrecito! Siamo fermati per fare merenda dal gelataio e tempo di arrivare e Mattia si è addormentato, collassato. E... A parte il bernoccolo che mi ha fatto perdere 10 anni di vita, ma poi si è andata a infilare sotto uno scivolo, c'ha i pantaloni io penso graffiati, tutti cosati, cioè no comment, sembra tipo un Rambo, bozzi, graffiato, ecco papino con lo yogurt, minchiuz. Ma io faccio una cosa più grande, gli sarò simpatico, devo dire. Yogurt, eh?
Oh mamma. Buon divertimento. Tu ridi. Tu ridi. E me la rompi, tu me la rompi. No, si rompe il piatto. Che vuol dire? Mamma, c'ho fame. Eh? Il piatto però non a terra. La pizza ora si prepara. Sì, sì. C'hai fame? Sì. Scusatemi. La pizza è qua dentro, vieni. Una e l'altra è qua. Vieni, 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 vieni. Questa l'abbiamo fatta, mozzarella, provola, attenzione. Le proteine di tua cervella. Aiuto. Salsiccia e cipolla di Tropea. Mattia. E gong gong gong. Buon appetito! La giornata è volta al termine, Mattia appunto sta facendo il bagnetto, oggi pomeriggio ha dormito talmente tanto poco che... Amore! Che penso sia cotto e anche noi. Niente, grazie per averci fatto compagnia in questa giornata, spero che niente, il video come sempre vi abbia tenuto compagnia, vi sia piaciuto e ora vado a preparare intanto la bottiglietta del latte per Matti, il biberon, e Nello appunto sta rassettando di là e niente, vi mando un bacione, noi finiamo di vedere poi un giallo che è su Rete 4. Un giallo molto tranquillo, eh? E basta, un bacione, ciao.